Ed eccoci come di consueto ad una nuova puntata delle nostre pillole di salute. Prima di passare all'argomento di quest'oggi della nostra rubrica, una notizia degna di sottolineatura nel nostro telegiornale. Grazie alla generosità di una coppia di neosposi cesenati che hanno rinunciato ai regali di nozze chiedendo agli invitati di fare una donazione alla Fondazione Nadia Salcini, nata per sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica contro la leucemia e fornire assistenza alle persone affette da questa malattia, l'IRT ha ricevuto in questi giorni dalla stessa Fondazione una donazione di ben 19.000 euro per le proprie attività di ricerca oncologica. La somma sarà destinata dunque a sostenere il progetto ARTE, una innovativa tecnica per la cura dei tumori alla mammella messa a punto dalla dottor Giovanni Paganelli, direttore dell'unità di medicina nucleare dell'IRST. Complimenti a questi giovani sposi. E ora passiamo al tema di quest'oggi. Martedì 31 maggio è stata celebrata la giornata mondiale contro il tabacco. Il professor Amadori ha colto ovviamente l'occasione per questa puntata della nostra rubrica in collaborazione con IRST per ammonire sui gravi rischi per la salute provocati dal tabacco, per ricordare gli 83.000 decessi all'anno, in maggioranza giovani tra i 35 e i 65 anni, per tumori al polmone e il dato che su 100 tumori polmonari ben 90 sono quelli dei fumatori. Ecco quindi la necessità che deve diventare una regola, quella di mantenere la salute innanzitutto. Sentiamo. Martedì 31 maggio è stata celebrata la giornata mondiale senza tabacco. Vi chiederete perché questo importante evento viene celebrato. Viene celebrata la giornata mondiale senza tabacco perché il tabacco è il nostro peggiore nemico, soprattutto quando viene assunto sotto forma di sigaretta, perché rappresenta uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di patologie neoplastiche, cardiovascolari, respiratorie e anche neurodegenerative. Quindi un killer che noi dobbiamo assolutamente sconfiggere. In Italia è la principale causa di morte per tumori nella misura di 83.000 decessi all'anno. Pensate che il 25% di questi decessi colpisce persone giovani, perché colpisce l'età tra i 35 e i 65 anni. Inoltre nel mondo questo killer provoca più decessi di alcol, AIDS, droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi tutti messi insieme. Quindi è facile capire quale piaga sia. C'è però un altro dato che è ancora più sconvolgente. Le persone che fumano vivono dai 10 ai 15 anni meno dei non fumatori. E poi c'è un altro dato ancora più importante. In Europa circa 19.000 persone non fumatori, non fumatrici, muoiono per effetto dell'esposizione al fumo passivo. Quindi è facile capire come sia importante avere una strategia vincente contro questo tumore. Purtroppo i fumatori in Italia sono ancora circa 10 milioni, c'è un incremento dell'abitudine al fumo nelle donne e il fenomeno del tabagismo è molto diffuso anche tra gli studenti delle scuole superiori. Una ricerca molto recente ha trovato che il 23% degli studenti intervistati fuma sigarette, erano solo il 20% nel 2010 e il 7,6% lo fa ogni giorno. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo partire da un dato. L'organo più colpito dal rischio di fumo del tabacco è il polmone. Su 100 tumori polmonari, ben 90 sono fumatori. E c'è anche da dire un'altra cosa, che il fumo, come ho appena sottolineato prima, colpisce anche i non fumatori, perché il fumo passivo è dannoso altrettanto. E soprattutto è dannoso nei bambini, dove aumenta il rischio di epatoblastoma e anche forse con la leucemia linfatica acuta. Quindi attenzione genitori a non fumare in presenza dei bambini piccoli, anche perché se lo fate, non lo dite, noi vi scopriamo, perché con un semplice esame delle urine troviamo la cotinina, che è
un metabolita del fumo che si riscontra a valori elevati. Quindi non potete bluffare su questo. Necessita quindi una strategia importante questo problema, sia dal punto di vista preventivo, convincendo tutti quelli che fumano a non fumare, ma anche dal punto di vista clinico. E nel nostro istituto c'è un centro di riferimento per la patologia polmonare, nel quale il tumore del polmone viene oggi studiato nelle sue più intime proprietà genetiche. Oggi parliamo di cancro del polmone, ma impropriamente, perché possiamo dire che nel polmone vi sono circa 8-10 casi diversi e, disponendo delle più avanzate terapie, si stanno ottenendo risultati molto importanti. Quindi ricordiamoci che la prima regola per stare in buona salute è mantenere la salute che si ha, e questo è possibile oggi nei confronti di queste forme di malattie così importanti, con un semplice atto di volontà. Non fumate e vivrete più a lungo, vivrete più sani. È un altro appuntamento per il professor Amadori, quello di domani in Tanzania, dove parteciperà a un importante simposio internazionale di oncologia multidisciplinare dedicato alla cura del cancro nel Corno d'Africa, nel quale illustrerà, in qualità di presidente dell'ONLUS Vittorio Tison, l'importante progetto per il controllo del cancro in Tanzania, finalizzato a promuovere iniziative nel campo dell'educazione sanitaria, della prevenzione primaria, della diagnosi precoce, della cura dei tumori e della ricerca. Riconosciuto con valenza internazionale. Il progetto vedrà il suo compimento con la realizzazione di un vero e proprio Comprehensive Cancer Center, in grado di offrire a parte della popolazione dell'Africa subsahariana le migliori e più complete possibilità di cure, appunto, dedicate al cancro.